Ciao a tutti, io sono Federica e sono una studentessa Erasmus che ha deciso di condividere questa esperienza con la televisione web e con Inside, che è il giornale di Vox, un'associazione culturale che si occupa di promuovere la cultura per i giovani, per parlare di questa esperienza Erasmus. L'Erasmus è un mondo da raccontare, quindi raccontarlo in poche parole non è così semplice. Sono arrivata con tante aspettative, con tanta voglia di fare o voglia di imparare, di soddisfare la mia curiosità per quanto riguarda questa nuova cultura, per me cercare di mettere anche qualche cosa nel curriculum per un futuro lavoro, si spera. E poi conoscere nuove persone, importante, è un'esperienza di vita. E così mi sono imbarcata, sono arrivata qui, pioveva, il tempo faceva schifo, mi si è rotta la valigia, mi si è rotto l'ombrello, mi sono sentita un attimino sola, ma le persone che ho incontrato sono state tutte molto gentili con me. Il tassista mi ha dato delle dritte, era fiammingo e preferiva parlare in inglese, perché a quanto ho capito i fiamminghi, se devono scegliere tra l'inglese e il francese, preferiscono l'inglese. Poi non so se è sempre così, però mi è stato detto, effettivamente ho incontrato lui. Le mie coinquiline, allora, sono 12 ragazze, pensavo che non mi sarei mai sentita sola qui. Sono tutte straniere e comunque riesco a parlare con loro perché l'inglese mi salva la vita e il francese un pochino lo parlo, anche se poco, quindi comunque l'idea di parlare con loro mi aiuta molto dal punto di vista di fare pratica. Però non ci sono quasi mai. Poche di loro riesco a vederle più spesso, ma le altre sono invisibili, sono quasi tutto il giorno fuori. Poi però sono iniziate le lezioni, anche i miei amici dell'Erasmus sono persone alla mano e i professori sono molto simpatici, ci hanno offerto la cioccolata, la birra e ci hanno fatto fare un giro di Bruxelles e quindi è stato, diciamo, divertente fare queste cose. Per esempio dovevamo saltare e farci una foto, dovevamo chiedere alle persone che passavano di cantare una canzone, dovevamo cantare una canzone anche noi, dovevamo scoprire degli scorci della Bruxelles storica e per esempio misurare la più piccola casa di Bruxelles, e una signora anziana ci ha aiutato dandoci un metro che ha trovato nella borsa. E poi dovevamo imitare le statue che trovavamo. Ovviamente abbiamo trovato il Mannequin Piece, che è uno dei simboli di Bruxelles insieme all'atomo e alla Grand Place. Il Mannequin Piece è il bambino che fa la pipì. È un simbolo di Bruxelles perché simboleggia lo spirito indipendente di Lare e degli abitanti di Bruxelles. Insomma, piace tantissimo, hanno anche i souvenir nei negozi, hanno questo bambino un po' in giro per la città e quindi abbiamo fatto questa imitazione. E poi le strade odorano, veramente profumano di cioccolata, perché ovunque tu vada c'è qualcuno che cucina waffle, fantastico, e quindi certo non è molto sana come cosa mangiare sempre waffle, cioccolata e birra, però almeno i primi giorni è bello. Per il resto abbiamo intenzione, io con i miei nuovi amici, che sono persone di tante nazionalità diverse, c'è una ragazza tedesca, un francese, un austriaco, una ragazza della Lettonia, una della Repubblica Ceca, insomma sono tantissime nazionalità diverse. Avevamo intenzione di fare delle escursioni, di insomma cucinare i nostri piatti tipici. Abbiamo intenzione di fare un bel po' di cose per socializzare e per scoprire Bruxelles. E quindi nelle prossime puntate spero di farvi vedere un po' quello che scopriamo di questa città. Se qualcuno è già stato a Bruxelles o sa che c'è qualcosa che possa essere anche bello da vedere, non sarebbe male, insomma, avere qualche consiglio, anche perché sono qua da troppo poco per poter dire tanto di Bruxelles. Spero di potervi dire di più e di avere delle informazioni ancora più, cioè, utili, se qualcuno consigli meglio. Per il momento basta così. Ciao!